Ormai lo sapete, mettete, scusate ma qui sono in giardino, quindi mettete 3 spicchi d'aglio, mezzo bicchiere d'olio d'oliva, un barattolo di passata, di pomodoro, di spezzettoni e un barattolo di acqua e fate bollire. Poi mettete un pochettino di paprika dolce, se ce l'avete qui in Calabria si usa molto, si chiama pepazzo. E mandate, mandate, mandate. Dopodiché ci buttiamo dentro 2 barattoli di fagioli borlotti. Non dobbiamo fare altro che prendere una confezione di cozze congelate, due, e buttiamo dentro anche loro. E intanto il composto va, si sciolgono le cozze. Tutto questo viene ancora più buono se lo facciamo con i fagioli messi a mollo il giorno prima, le cozze fresche e quant'è. Ma ce ne avete tempo voi? Io no, e quindi andiamo avanti così. Ora è il momento di riempire il livello dell'acqua perché dobbiamo buttare 1 chilo di pasta. Questi sono mezzi occhi di lupo, li chiamano la Granoro, li chiama così. Io ne butto 1 chilo perché siamo 6 persone, quindi calcolate la vostra necessità e quindi l'acqua in base a quante persone siete e quante pasta butterete. Certo, se dovete buttare mezzo chilo di pasta, tutta la padella piena d'acqua non va bene. E beh, il risultato finale è questo. Andiamo a fare la prova dell'assaggio. Io in realtà l'ho già assaggiata e è buonissima. Oh no, pasta, fagioli, cozze alla fresca.